I 10 consigli per sopravvivere a Lucca Comics. Numero 1. Prenotare. Sei ancora in tempo per prenotare una camera di hotel in pieno centro per le edizioni del 2025. Se sei tra i ritardatari che non hanno ancora prenotato, povero sfigato, il consiglio che ti do è quello di prenotare in città limitrofe, tipo Pisa, e prepararti a pagare tanto. Ma tanto! Numero 2. Arrivare in fiera. Scordati di venire in auto o in treno, fai prima a catapultarti da un aereo. In auto preparati a trovare traffico ed essere dirottato a Pisa, dove ti faranno prendere un treno. Sempre se riuscirai a salire su quel treno, eh sì. Perché il treno, normalmente pieno in giorni normali, per il Lucca Comics diventa impossibile. Visto che molti di voi non possiedono un aereo, il consiglio che vi do è di alzarvi all'alba per essere a Lucca intorno alle 7. Solo in quella fascia oraria potrete non trovare traffico. Mentre per i treni vale lo stesso. Prendi il primissimo treno disponibile per Lucca, altrimenti non ti basterà un allenamento spartano per sopravvivere. Numero 3. Code. Non ti sei fatto un programma di quello che vuoi vedere improvvisi sul momento? Povero stolto, non vedrai niente. Se sei veramente intenzionato a vedere qualcosa, che sia un autore o uno spettacolo, il mio consiglio è montare una tenda il giorno prima e iniziare a fare la fila. Sì, perché soltanto una cosa è certa a Lucca Comics. Ci sarà sempre coda. Coda per entrare in un padiglione, coda per mangiare, coda per farti fare una cazzo di firma su quel cazzo di fumetto del tuo cazzo d'autore preferito e soprattutto coda per andare in bagno. Ecco alcuni consigli per evitare la coda. Girare più stand possibili i primi giorni, troverai meno gente. Girare più stand possibili al primo mattino e al tardo pomeriggio. Fissati un unico obiettivo in un unico giorno e armati di pazienza. E poi, occorre davvero fare tanta fila in posti claustrofobici per un autografo? Ci sono tante piccole fiere dove vengono invitati gli stessi autori. Prova ad andare in quelle e a Lucca fai altro. Numero 4. Cibo. Dai caffè pagate 5 euro a chi si sente male per una scatoletta di ramen. Punto 1. Non aspettare l'ultimo minuto per mangiare. Rischierai di trovare code su code e poi finire in un bar losco che solo respirando aria ti parte mezzo stipendio. Punto 2. La miglior soluzione è quella di portarsi i panini da casa, altrimenti quando giri per gli stand non ti fermare a guardare solo la scolatura delle ragazze, ma guardati intorno se qualche bar fa offerte speciali e vai lì in orari favorevoli. Ok, le tette piacciono, ma non in ipoglicemia. Hai tutto il tempo dopo di sbavare e non dalla fame. Punto 5. Meteo. Chi cazzo ha detto che a Lucca fa sempre freddo? Lucca, in quei precisi giorni, ha tutti i climi del mondo. Si passa dalla zona d'ombra piena mattina, che sfiorano temperature polari, c'è chi ha avvistato qualche pinguino, ad un clima desertico in pieno pomeriggio. Per non parlare delle precipitazioni, tu sei lì bello fiero con quel cosplay a petto nudo 35 gradi all'ombra quando in meno di 30 secondi Lucca si trasforma in Venezia. Avete mai pensato di fare un cosplay di una gondola? Consigli utili, chi vuoi sempre con sé, anche se il meteo dà sole. E vestitevi a strati, così potete togliere e mettere in base al clima. O se sei un cosplay e non puoi farlo, ti attacchi al c***o. Numero 6. Comunicazione. Ai miei tempi non c'erano i cellulari per comunicare, niente internet, niente sms, ma c'erano le cabine telefoniche. Frase tipica di tutti i nonni, ma non serve andare indietro nel tempo per arrivare a tanto, basta andare a Lucca Comics. Perdi i tuoi amici tra il casino di Lucca e il telefono non prende? Amico mio, tu sei fottuto! Sì, perché non ci sarà modo di contattarli, almeno che qualcuno di voi non usi segnali di fumo. Allora, come fare? Semplice, organizzatevi prima. Trovate un punto dove riunirvi in caso di smarrimento, oppure usate delle radioline. Se siete troppo piccoli per sapere che cosa sono, fatevelo spiegare dai vostri genitori. Nuove generazioni, vi levano internet e non sapete come rigirarvi. Numero 7. Acquisti. Siete stati bravi e avete tenuto i soldi da parte per un intero anno, vero? Perché adesso state per sputtanarli tutti, e dico tutti, fino all'ultimo centesimo! Ma ci sono un paio di trucchi per risparmiare qualcosina. E non intendo taccheggiare, quello se vi beccano vi fanno un culo tanto e fanno anche bene. Solo i più esperti ci riusciranno, per via delle tante persone, ma se fate un giro completo tra gli stand, confrontate i prezzi e poi aspettate qualche ora dalla chiusura, vedrete che i prezzi diminuiranno magicamente. PS, se volete comprare tanto, portatevi uno zaino e non una borsa a spalla, la vostra schiena vi ringrazierà. Numero 8. Camminare. Se sei il classico nerd e non allenato, camminare per Lucca sarà una tortura, tra strade, acciottoli, salite sulle mura e stand da una parte all'altra di Lucca. Qua rischiate l'infarto. Munitevi di pantaloni comodi e scarpe sportive, perché a fine giornata i vostri piedi saranno distrutti. E no, porca puttana, no, i tacchi a Lucca no! Se una donna del vostro gruppo si porta con sé i tacchi,
Siete obbligati a lasciarla indietro. Porca puttana. Numero 9, cosplay. Luca e Luca è una vetrina importante per i cosplayer, ma è davvero necessario girare tra gli stand in cosplay? Soprattutto se il cosplay è un'armatura di 2 metri con spadoni larghi il doppio? Devi per forza fracassare i coglioni con la tua mole di stupidità? Poi ancora più stupidi sono quelli che vogliono fotografare i cosplayer chiedendogli di mettersi in posa dentro gli stand. Ma porco cane! Ci sono chilometri di mura con dei bellissimi paesaggi e voi dovete per forza bloccare tutti per una foto di merda? Ma fatti un selfie veloce e levati dai coglioni, porca miseria! Numero 10. Ricordatevi che Luca Comics è divertimento. Organizzate un bel gruppetto di amici, magari organizzatevi prima dove incontrarvi, e divertitevi. Per 4 giorni non esistono problemi, ma esiste solo Luca Comics. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un mi piace. Se hai altri suggerimenti, scrivili pure nei commenti e condividi questo video. Almeno evitiamo di vedere persone spaesate per Luca Comics.